valore sociale di una persona con disabilità è esattamente al valore sociale di qualsiasi persona che abbia voglia di modificare il mondo attorno a sé. Secondo me possiamo stimolare le persone a ragionare in modo diverso. Il rapporto che possiamo dare nel campo artistico è semplicemente quello della qualità, cioè le persone quando vedono un lavoro qualitativamente egregio, che traspare la passione, l'amore e la qualità del lavoro, non ci sono grosse differenze con chi fa la stessa cosa anche se non è disabile. E sicuramente è importante far vedere agli artisti che invece si sentono Gesù Cristo in terra che non sono altro che degli esseri umani come tutti gli altri. Mi piace molto socializzare, quindi quello che spendo da subito è questo mio bisogno di aprirmi agli altri. Quindi quando vengono persone esterne a conoscere il posto di lavoro, io subito attacco bottone, io subito parlo con i miei tempi molto lenti, però interagisco subito. Le altre persone quindi spezzano subito con me qualsivoglia forma di tabù che si può avere incontrando una persona disabile, e io anche mi apro agli altri e sconfiggo così ogni forma di tabù che posso avere anch'io. Non lo dico per modestia, lo dico per convinzione. Valore aggiunto è il fatto stesso di essere, di poter fare, di poter mettere gli altri in condizione di pensare su di me. Quindi io credo che ognuno di noi abbia un valore aggiunto. La diversità, qualunque essa sia, e non credo che esistano al mondo due persone uguali, è un valore. Il mio essere giornalista innanzitutto punta a far capire che c'è un modo per parlare di disabilità e dunque una modalità per affrontare le notizie di cui parliamo. Il modo è quello di innanzitutto fare informazione e non notizia, sono due cose che sembrano simili ma sono completamente diverse. Parlare di disabilità in un certo modo, e poi se è possibile anche usare un certo stile, uno stile che sia il più ironico e comprensibile a tutti. La persona con disabilità viene accettata soprattutto nei media, viene accettata perché è portatrice di un valore aggiunto che dipende dalle proprie capacità, o viene accettata ed esaltata da un valore aggiunto che dipende dal fatto che è disabile, quindi bisogna compatirla, quindi bisogna esaltarla a tutti i costi, quindi non riesci mai a capire. Io sono un'animatrice del progetto Calamaio, e come animatrice porto la mia esperienza a scuola. Quando parlo del progetto Calamaio, parto prima dalla mia esperienza. Io sono una che quando può, quando ha l'occasione, porta il progetto Calamaio, quando ha l'occasione di portarlo agli altri. Mi sto occupando del libro modificato. Il libro modificato è praticamente delle persone con delle è un libro con delle persone che fanno fatica a leggere, o perlomeno hanno difficoltà a leggere, oppure non sanno proprio leggere, oppure parlano un'altra lingua. Il libro modificato porta anche dei simboli. Quando faccio il libro modificato uso anche dei simboli che possono essere per il libro che sto facendo
significativi. Adesso, per esempio, sto traducendo il libro Dracula. Innanzitutto, per portare qualcosa di buono fuori, dobbiamo cercare di essere in equilibrio dentro. Allora, quando sarò in equilibrio dentro, riuscirò a portare qualcosa di buono fuori. Perché se no diventa anche un po'... Insomma, le persone disabili, in quanto persone con disabilità, ecco, usiamo le parole giuste, necessariamente hanno delle cose positive da portare o negative da portare. Iniziamo a dire una cosa che magari non è molto politically correct. Perché una persona disabile con disabilità dovrebbe necessariamente portare qualcosa di buono fuori? Semplicemente perché, non lo so, forse se l'aspetta anche la società, perché forse sono delle aspettative anche che noi subiamo. Allora, innanzitutto la cosa positiva è lavorare, diciamo, più sulla persona, no? Anche una persona con disabilità deve fare un percorso proprio per portare poi qualcosa di positivo fuori. E poi, a mio avviso, c'è un grande valore, secondo me, quello di riuscire a portare nella società il valore dell'accettarsi. Perché altrimenti rincorriamo sempre qualche cosa che magari non è proprio così nostro. È giusto portare noi stessi nel mondo, perché la cosa più importante che possiamo fare noi persone con disabilità è esserci. Questo è già un messaggio sociale, secondo me, molto importante.